Allora, ospedale Carle di Cuneo, quello fuori Cuneo dove attualmente sono presenti un reparto di malattie infettive, creeremo 32 letti per malati infettivi aumentando di circa 10 posti letto e 5 posti di rianimazione. A Vercelli la rianimazione di Vercelli rimane integra con 8 posti letto e quindi non la tocchiamo. Ma costruiamo una nuova rianimazione da 12 posti letto che è adiacente a 11 posti per malati infettivi in una palazzina di fianco. Con Quindi 12 hai detto. 11, 11. 12 posti letto di rianimazione, 11 di infettivi. Ospedale San Luigi, chiudiamo la rianimazione agli accessi non Covid e i nuovi posti letto della rianimazione del San Luigi sono totalmente dedicati a malati, io li chiamo Covid, scusate, ma soltanto per chiarirci meglio. ASTI, sostanzialmente abbiamo 17 posti per rianimazione e 16 posti per malattie infettive. Scusa, San Luigi, 9 in rianimazione Basta. e basta. Sì. Ospedale Civile di Tortona viene completamente dedicato a malati Covid con 21 posti di rianimazione e 20 posti di degenza Covid. In questo modo noi abbiamo sostanzialmente individuato 64 letti completamente dedicati di rianimazione a malati Covid e 88 posti letto di terapia pre-rianimatoria o di terapia post-rianimatoria per assistere i malati che non hanno bisogno di rianimazione.